L'icona del cinema italiano Stefania Sandrelli, già Leone d'Oro alla carriera della Biennale nel 2005, è quest'anno la vincitrice del Premio Bianchi 2022 alla Mostra di Venezia, riconoscimento assegnato dal Sindacato dei giornalisti cinematografici. L'attrice è protagonista, con grande coraggio e umiltà, di un'opera prima del regista Corrado Ceron, presentato come evento alle Giornate degli Autori. Grande vitalità, mi ha dato un sostegno incredibile. Mi ha dato un sostegno incredibile perché è il mio secondo film da protagonista a tutto tondo. Ci sarà un motivo, visto che io sono così istintiva, no? Io la conoscevo bene e questo film a tutto tondo. E quindi ci sarà un motivo, insomma, la storia di una donna che ha operato una scelta coraggiosa. Facciamo anche qualche cosa per noi, per i nostri diritti. Come vede la situazione del cinema italiano? La situazione del cinema italiano è grave. E lo dice una che adora andare al cinema, perché io quando vado a vedere un bel film li scelgo con molta accuratezza. E quando vado a vedere un film che mi piace, esco volando. La presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, Laura De Ghicolli, che attribuisce il premio. Stefania Sandrelli, crediamo che sia, come dire, in un momento speciale anche della sua carriera, visto che è tornata a Venezia. E le nostre scelte sono state sempre orientate ai più grandi autori, registi, qualche tecnico, diciamo, professionista, che può essere considerata una personalità vicina, e pochissimi attori.